Dal 6 agosto il Green Pass sarà obbligatorio per l'accesso ad alcuni luoghi e servizi. I consiglieri regionali si dividono tra favorevoli e contrari. Tre eccellenze del settore ingegneristico si riuniscono e danno vita al progetto Smart Solution Consortium. Green Pass. Le forze si dividono. La seconda estate dell'era Covid sarà l'insegna del Green Pass. La variante Delta spinge in alto i contagi e il governo ricorre al pass vaccinale per scongiurare nuove chiusure. Tradotto, solo chi è immunizzato, in alcuni casi anche con una sola dose di vaccino, chi è guarito dal virus o ha un tampone negativo, potrà accedere ai luoghi più affollati, soprattutto al chiuso. L'esecutivo ha stabilito dunque che dal prossimo 6 agosto il lascia passare servirà agli over 12 in zona bianca per l'accesso a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici e in piscina. Palestre, centri benessere, sport di squadra, limitatamente all'attività al chiuso. Ma il Green Pass sarà obbligatorio anche per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, non sarà invece necessario per consumare al bancone neppure all'aperto. E saranno proprio i titolari o gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesta la certificazione a verificare il possesso dei requisiti per l'accesso. In caso di violazioni sono previste sanzioni da 400 a 1000 euro sia a carico dell'utente che dell'esercente. È sicuramente una misura di libertà. Offre a tutti coloro che sono vaccinati la possibilità di agire, operare, con anche l'opportunità di entrare in palestre, vivere spettacoli, essere al cinema, al ristorante, al chiuso, perché per l'aperto sappiamo che non è necessario. E conseguentemente io la vedo come, da un lato, uno stimolo alla vaccinazione, perché è chiaro che chi si vaccina con il Green Pass ha più opportunità, e dall'altro è l'espressione di una libertà che attraverso la vaccinazione si raggiunge. E penso che onestamente sempre più abituandoci a convivere con la presenza di un Covid che sarà sempre più ristretto nei suoi ambiti, perché sempre più saranno le vaccinazioni, è evidente che non si porrà nemmeno più il problema dell'uomo che, o della donna che non ha avuto la possibilità di vaccinarsi. Oggi coloro che vogliono, è ragionevole, hanno l'opportunità di vaccinarsi. Noi oggi probabilmente raggiungeremo la soglia record di 40.000 vaccinazioni in un giorno. Vedo molti ragazzi, mi riferiscono dagli hub che arrivano, giovani che anche nella prospettiva delle vacanze sono disponibili a farsi vaccinare sul momento, quindi invito tutti a fare così, perché più si vaccinano più lo stesso Green Pass diventa uno strumento di libertà. Credo che la scelta del governo sia una scelta corretta e che anzi dobbiamo valutare nelle prossime settimane se anche sui mezzi di trasporto, nelle scuole, sia necessario fare il Green Pass. Il mio appello alle cittadine e ai cittadini della Toscana è quella di vaccinarsi tutti, perché vaccinarsi non vuol dire difendere e tutelare solo se stessi, ma vuol dire tutelare tutti gli altri, tutti i cittadini. E questa è una scelta importante. Io mi auguro che ciascuno di noi possa vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Noi siamo pronti, l'avete visto in questi giorni. Più dosi ci venivano date e più noi siamo in grado di vaccinare, e questo è lo strumento migliore per provare ad uscire da questa terribile pandemia. Poi l'appello è semplice in queste vacanze, siamo alla fine dei lavori consiliari, ci aspetta davanti un'estate in cui c'è voglia di socialità, però un appello e lancio alle cittadine e ai cittadini toscani è di rispettare le poche regole che ci siamo dati: lavarci le mani, mantenere la distanza, continuare a usare la mascherina. Questo virus possiamo batterlo solo tutti insieme. Noi faremo la nostra parte e continueremo velocemente a vaccinare le cittadine e i cittadini della Toscana. Favorevole alla misura anche Scaramelli di Italia Viva. Noi siamo favorevoli, lo abbiamo proposto, siamo convinti che il Green Pass sia una misura fondamentale per mettere in sicurezza i cittadini toscani e italiani, per dare garanzia alle attività economiche di bar, di ristorazione, del turismo, di continuare a lavorare in maniera ininterrotta. Chi fa impresa vuole lavorare, non vuole vivere di sussidi, vuole avere l'opportunità di lavorare in sicurezza, lo dobbiamo ai cittadini toscani, agli italiani, e dobbiamo perché così facendo sono anche aumentate il numero delle vaccinazioni. È positivo. Noi abbiamo promosso questa battaglia, l'abbiamo difesa nei banchi del Consiglio regionale e ne siamo fortemente convinti che possa aiutare a salvare tante vite e soprattutto a mettere una barriera forte alla diffusione del virus che ancora non è terminato.
Critica invece la Lega con Marco Landi, per il quale il Green Pass, così come è stato pensato, non va bene. La posizione della Lega sul Green Pass è che così com'è non va bene. Va sicuramente rivisto, in particolar modo dobbiamo tener conto in Toscana del fatto che noi siamo comunque sempre l'ultima regione tra le 20 d'Italia per somministrazioni di vaccino effettuate a ciclo completo, quindi le due dosi, e soprattutto siamo sempre nelle ultime posizioni per quanto riguarda le dosi consegnate e le dosi somministrate. Quindi serve sicuramente una spinta in più sulla campagna vaccinale in Toscana, come purtroppo abbiamo vissuto in questi mesi. La Toscana è sempre rimasta vincolata da quell'errore iniziale di non vaccinare da subito i più fragili e gli ultraanziani. E il Green Pass così com'è non va bene, va sicuramente rivisto, non possiamo essere favorevoli a questa disposizione così com'è. Anche Forza Italia non condivide alcuni aspetti. Ma noi abbiamo sempre sostenuto che dal momento in cui uno si vaccina, quel vaccino deve portare anche alcuni benefici. Ci sono i benefici personali, i benefici che riguardano la collettività, ma quel beneficio però deve essere anche un beneficio che ti consente di andare in alcuni luoghi. Naturalmente noi siamo fermamente contrari al Green Pass per entrare nei bar e nei ristoranti, anche perché ci siamo posti un tema. Io vado, sono vaccinato, ho il Green Pass, vado a mangiare, ma dovrei avere anche la certezza che camerieri, cuochi, pizzaioli, ho la stessa certezza, devono avere il Green Pass. Invece così non è, non so se sono vaccinati e non so nemmeno se sono tamponati. Però quello strumento può essere uno strumento utile, per esempio, per entrare nei teatri, per entrare nei cinema, cioè per garantire a quei luoghi che sono stati chiusi fino ad oggi di avere una capienza piena. Guardate, gli aerei entri o con il Green Pass o con il tampone, ma lo fai a capienza piena. Non si capisce perché, se uno è tamponato non ha il Green Pass, può andare a un teatro a capienza piena, può tornare al cinema a capienza piena, può andare a degli eventi sportivi a capienza piena. Allora sì, questo ha un senso. Naturalmente rimane per noi la libertà dell'individuo di scegliere, con la consapevolezza che dove finisce la tua libertà inizia quella dell'altro. Se uno non si vuole vaccinare, ha tutto il diritto di non vaccinarsi, ma naturalmente deve avere anche delle restrizioni alla sua circolazione, perché più ci vacciniamo, lo dimostrano i dati che abbiamo di fronte oggi, più facile sarà tornare ad una vita normale, il che consentirà di tornare alle attività commerciali a vivere. E poi rimane l'altro grande tema, che è quello della scuola. Noi auspichiamo davvero che non ci sia più la didattica a distanza, per questo siamo favorevoli anche alla vaccinazione per i professori, per garantire ai ragazzi di tornare in aula e di tornare in sicurezza. Per il Movimento 5 Stelle il Green Pass è giusto, ma le regioni devono essere in grado di garantire velocemente la vaccinazione a tutti i cittadini che intendono farla. È stato importante rimodulare l'utilizzo del Green Pass così come è stato rivisto dal governo centrale. Sottolineo però che perché questo Green Pass possa essere uno strumento di sicurezza e non di limitazione per le persone, deve essere fondamentale che le regioni mettano a disposizione la possibilità di vaccinarsi per tutte le persone, per tutti coloro che lo vogliono. E devo dire che da questo punto di vista ci sono stati molti intoppi in Toscana per quanto riguarda l'accesso alle vaccinazioni, e questo quindi ha creato una discrepanza in pratica tra quella che è la volontà di molte persone e quello che in realtà è stata la condizione in cui ci siamo trovati. Contrario Torselli di Fratelli d'Italia. Noi abbiamo bisogno in Italia di fare una cosa semplicissima, cioè di incentivare, di pregare, di spingere, di convincere a vaccinarsi tutti coloro che, qualora contraessero la malattia, hanno un rischio oggettivo di andare a intasare le terapie intensive, finire in ospedale o arrivare alla morte. E i dati ci dicono che chi è in questa condizione sono gli over 60, perché chi ha tra 40 anni e 60 ha lo 0,2% di possibilità di contrarre la malattia in maniera seria, chi ha meno di 40 anni ha lo 0% di possibilità di morire. Quindi noi dobbiamo spingere a vaccinarsi, dobbiamo incentivare i vaccini, dobbiamo fare campagne mirate a convincere chi ha più di 60 anni a vaccinarsi. Cosa fa il Green Pass? Il Green Pass fa l'esatto contrario, cioè il Green Pass limita la circolazione soprattutto di chi è più propenso a frequentare luoghi affollati, locali, ristoranti, treni, aerei, e i dati ci dicono che sono esattamente gli altri. Cioè, difficile
ci sono, ma è difficile che un signore di 80 anni frequenti una discoteca, un locale notturno, uno stadio. È molto più probabile lo frequenti un 35enne, un 25enne. Il 35enne o il 25enne a cui noi imponiamo il Green Pass obbligatorio ha zero possibilità su 100 di morire qualora contraesse il Covid. Ingegneria è nato il più grande consorzio della Toscana. Da concorrenti ad alleate, tre aziende uniscono le forze per dar vita al più grande consorzio toscano di ingegneria meccanica e impiantistica, che rappresenta in particolare per il settore trasporti un'eccellenza di primo piano a livello nazionale. Una sfida che parte anzitutto da Prato, dove hanno sede due delle tre aziende che fanno parte di Smart Solution Consortium. Si tratta della Meccanica System e della AEM, alle quali si aggiunge la livornese SIDEP. L'obiettivo di Smart Solution Consortium è la progettazione ingegneristica, mirata anche alla ricerca in un'ottica green che guarda al futuro nell'ambito della transizione ecologica. L'obiettivo del consorzio è crescere a livello, come siamo ora nel 2020, a livello smart, a livello green, creare nel ferroviario treni puliti, e stiamo sviluppando anche un sistema di purificazione dell'aria da inserire nel ferroviario in modo che i passeggeri respirino l'aria pulita sempre, proprio per il discorso Covid e altre malattie. E quindi questo è il principale obiettivo, crescere sul territorio, cercare altri profili, cercandoli nelle università, che possano supportarci, aiutarci in questa crescita e appoggiarsi anche a altri enti, altre aziende e comunque anche all'università che ci possono dare una mano. Le tre aziende insieme hanno un fatturato complessivo di 6 milioni di euro e 100 dipendenti tra tecnici e ingegneri. Fino a poco tempo fa eravamo concorrenti, però leali. Concorrenti dove non c'è mai stato la voglia di sopraffare l'altro. E questo poi ci ha portato ad unirsi insieme. Abbiamo già fatto un pre-progetto, diciamo, con un'associazione temporanea di imprese, abbiamo collaudato questa nostra collaborazione e abbiamo visto che funziona. È un progetto che nasce circa 3 anni fa, che fino a poco tempo fa eravamo aziende concorrenti e vedendo l'evoluzione del mercato anche nell'ingegneria, soprattutto come si stavano muovendo i nostri clienti, quindi Baker Hughes, Nuova Opinione, Hitachi Rail e tanti altri del territorio, noi ci siamo trovati un po' a avere una concorrenza estera molto forte e a basso costo di lavoro. In noi è venuta l'idea di unire invece le forze e le competenze tecniche e anche i numeri, perché si parla di circa tutte le tre aziende, 100 persone tra ingegneri e tecnici, di lanciare questa sfida e proporsi come un modello completamente diverso, più integrato e anche più rapido nell'esecuzione dei lavori che il mercato sostanzialmente ci sta chiedendo in maniera molto forte. Il progetto è stato illustrato a Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale. Non posso che essere soddisfatta, anche perché da tempo si parla di aggregazioni, si parla di quanto sia importante mettersi insieme. Conosco bene le difficoltà a Prato anche di mettersi insieme, ci abbiamo lavorato e ci stiamo lavorando tuttora. Credo che adesso non sia più rimandabile lo stare insieme, al di là delle forme, questo è un consorzio ma ci possono essere tante forme. Perché mettersi insieme vuol dire non portare via il lavoro dalla città, cogliere le opportunità, i finanziamenti, i nuovi finanziamenti europei che arriveranno, Next Generation EU, ma in qualche modo far sì che l'imprenditoria e le competenze rimangano sui nostri territori. In questo caso i treni che vediamo viaggiare in tutta Italia ma anche all'estero sono progettati e realizzati fra Prato e Pistoia, quindi tutta la Toscana, e abbiamo bisogno di mantenere qua. Io l'ho detto tante volte, se GKN ci costringe a parlare con un fondo finanziario, qui abbiamo degli imprenditori invece che fanno una cosa virtuosa, si mettono insieme e cercano di cogliere le sfide del futuro.